Arrestata a Castelvetrano giovane coppia per rapine e scippi. Diventa un mistero la morte del piccolo Lorenz Renda. Trovato cadavere il sociologo Khaled Fouad Allam, che è stato esperto del sindaco Cristaldi. A rischio 20 dipendenti di Belicità. Dragaggio del porto di Mazara, ieri incontro a Palermo tra Bonanno e Foti. Le ultime novità letterarie nella rubrica Libri. Buon pomeriggio, ben ritrovati al TG8 Informazione. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Incidente stradale ieri tra un autobus di linea e una Toyota. Per cause che sono in fase di accertamento da parte dei vigili urbani di Castelvetrano, i due mezzi sono venuti in collisione allo svincolo tra la strada statale 115 e la via Caduti di Nassiria. La Toyota pare stesse procedendo in direzione Selinunte, mentre l'autobus probabilmente stava viaggiando in direzione opposta. L'impatto per una omessa precedenza è stato forte. Per fortuna leggere ferite per i tre occupanti del piccolo mezzo portati all'ospedale di Castelvetrano. Sul posto anche il servizio autostrade autocarrozzeria Messina. I carabinieri di Castelvetrano hanno tratto in arresto, l'avete sentito nei titoli, una giovane coppia accusata di 4 rapine e scippi a donne anziane. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto due giovani che negli ultimi tempi hanno commesso 4 rapine ed un furto con strappo in danno di anziane donne di Partanna e Castelvetrano. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Sciacca su richiesta della Procura Saccense. In manette è finita una giovanissima coppia di fidanzati, entrambi diciottenni. Nebi Memeti, che seppur di origini straniere è nato in Italia e da anni risiede a Mazara del Vallo, e Tatiana Catalanotto di Castelvetrano. Le indagini per individuare i due giovani rapinatori, condotte dai militari delle stazioni carabinieri di Partanna e Castelvetrano, erano state avviate alla fine del mese di aprile, periodo in cui si era verificato il primo episodio a Partanna, anomalo per la piccola cittadina belicina. Altri episodi analoghi avvenuti nei giorni a seguire, di cui uno a Castelvetrano, hanno contribuito in maniera definitiva a ricostruire il modus operandi e risalire all'identità dei rapinatori. Dalle indagini è emerso che i due, soprattutto nelle ore pomeridiane, erano soliti aggirarsi per le vie di Partanna e Castelvetrano, prendendo di mira donne anziane, sole ed indifese, al fine di asportare loro collane ed orecchini d'oro. La coppia usava sempre la stessa strategia, cioè quella di avvicinare con banali scuse le povere vittime per poi strattonarle improvvisamente e violentemente in modo da strappargli via i gioielli. Per Nebi Memeti, solo da poco maggiorenne e comunque già titolare di precedenti penali, si sono aperte le porte della casa circondariale di Sciacca. Il giovane dovrà rispondere di ben 4 casi di rapina aggravata e di un furto con strappo aggravato, reati perpetrati fra Partanna e Castelvetrano quasi tutti in concorso con la giovane fidanzata Tatiana Catalanotto, per la quale il Tribunale di Sciacca ha invece disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti Natale Badalamenti, 64enne residente a Partinico, bracciante agricolo già conosciuto alle forze dell'ordine. Incontrata a Bosco Falconeira, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre coltivava piante di cannabis indica all'interno di una serra artigianale accuratamente predisposta e munita di accorgimenti tecnici per la raccolta e l'incanalamento delle acque piovane. Nella serra sono state trovate e poste sotto sequestro 36 piante di cannabis dell'altezza media di circa 1,5 metri. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo in attesa del rito direttissimo. E continua il processo a carico di Aminta Altamirano Guerrero, la donna messicana accusata di aver ucciso il figlio Lorenz con una elevata dose di antidepressivo. Secondo le ultime analisi non ci sarebbe nessuna impronta digitale sulla boccetta che conteneva lo psicofarmaco. Sentiamo. Non c'è alcuna impronta digitale sul flacone di Laroxil, il farmaco antidepressivo che determinò la morte del piccolo Lorenz Renda. Il bimbo di 5 anni fu trovato senza vita la mattina del 14 luglio 2014 nell'abitazione di via Mendola, dove viveva con la madre Aminta Altamirano Guerrero.
E quanto emerso nel corso dell'udienza svoltasi davanti alla Corte d'Assise del processo contro la 34enne di origine messicana accusata di aver ucciso il figlioletto. Gli esami effettuati dagli uomini della Polizia Scientifica di Palermo sulla boccetta, ritrovata quella stessa mattina pressoché vuota nel recipiente dell'immondizia all'interno dell'abitazione, non hanno portato, secondo quanto ha dichiarato in udienza l'assistente capo della Polizia Scientifica di Palermo, Francesco Paolo Di Stefano, ad evidenziare alcuna impronta digitale, quindi né della donna né del bambino. I motivi dell'assenza di tracce, ha spiegato Di Stefano, possono essere molteplici. Si tratta appunto di ipotesi. L'unico dato certo è che sul contenitore di vetro e sul tappo non vi sono impronte digitali. Nel corso dell'udienza è stato anche sentito il dottor Giuseppe Lauria, il medico legale che eseguì la prima ispezione cadaverica e che, secondo le evidenze riscontrate, ha riferito di poter collocare il decesso di Lorenz Renda fra le 6 e le 10 ore prima del suo esame. Il medico giunse nell'abitazione di via Mendola intorno alle 9:30 della mattina del 14 luglio. Confermata dalla sua testimonianza anche la circostanza che il bambino sia stato spostato, come peraltro riferito dalla stessa madre, dopo averlo trovato esanime nel suo letto. Le macchie ipostatiche sono state riscontrate maggiormente sul volto e sul torace del bimbo, che quindi sarebbe rimasto in posizione prona alcune ore prima di essere rinvenuto, stavolta in posizione supina, dagli investigatori. La Corte ha ascoltato anche l'assistente Francesco Paolo Pirrello, in servizio al commissariato di Alcamo. Fu lui che il 16 luglio del 2014, insieme ad un collega, si recò presso l'enoteca gestita da un conoscente di Aminta Altamirano Guerrero per sequestrare un computer che la donna aveva utilizzato in alcune occasioni per collegarsi ad internet. Secondo quanto riferito in quella circostanza dal proprietario dell'esercizio commerciale al poliziotto, Aminta Altamirano Guerrero avrebbe espresso in alcune occasioni l'intento di togliersi la vita insieme a suo figlio per vendicarsi del marito che era andato via di casa lasciandoli in gravi difficoltà. Il processo riprenderà il prossimo 24 giugno e nel corso dell'udienza sarà ascoltato fra gli altri il professor Paolo Procaccianti, che eseguì l'autopsia sul corpicino del bambino. Continuiamo con la cronaca. Un bracciante agricolo di Santa Margherita Bedice è stato fermato durante la notte dai carabinieri della locale stazione. Si tratta di un quarantenne che verso le 20 del giorno precedente, avendo sorpreso all'interno di una sua proprietà agricola un giovane poi risultato minorenne a raccogliere albicocche, gli sparava con una pistola ad aria compressa. La vittima, portata immediatamente in ospedale a Sciacca a causa del malore accusato subito dopo, veniva immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico per l'estrazione di un piombino che aveva trapassato un fianco conficcandosi nell'addome. Il giovane è stato quindi dichiarato dai sanitari in prognosi riservata. Il bracciante invece, dopo la dichiarazione in stato di arresto per l'ipotesi di reato di lesioni gravi formulata alla Procura della Repubblica di Sciacca dai carabinieri intervenuti, è stato tradotto ai domiciliari in attesa dell'ulteriore corso di legge. Avrebbero truffato il comune di Marsala fingendo di aver subito il colpo di frusta dopo un incidente stradale in realtà di lieve entità. Ne seguirono così giornate di malattia retribuite. È stato chiesto adesso il rinvio a giudizio per i due vigili urbani protagonisti della vicenda. Sentiamo. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per due vigili urbani marsalesi, l'ispettore Salvatore Cialona di 61 anni e l'agente Giacomo Sciacca di 64, accusati di truffa al comune. Lievemente tamponati, dichiararono di aver subito il classico colpo di frusta godendo di diversi giorni di malattia retribuita. Prima udienza preliminare davanti al GUP Saladino il prossimo 8 luglio. Secondo l'accusa si sarebbero comportati come quei giocatori di calcio che, appena sfiorati da un avversario, si gettano a terra urlando di dolore. Avrebbero in particolare ingigantito a dismisura l'entità dei danni fisici subiti in un incidente stradale per godere di diversi giorni di malattia, con conseguente assenza retribuita dal servizio. Il fatto contestato risale al 31 ottobre 2014, quando in via Carlo Cattano, a pochi passi dal tribunale di Marsala, l'auto di servizio dei due vigili, una Fiat Punto, fu tamponata da un Fiat Doblò carico di uova. Per l'accusa però l'impatto fu lieve, tanto che i mezzi non riportarono danni apprezzabili e neppure uno delle migliaia di uova trasportate sul Doblò si ruppe. Pare inoltre che nessuno in zona abbia sentito il cosiddetto botto. Eppure subito dopo i due vigili richiesero l'intervento di due auto della Polizia Municipale e di una gazzella dei Carabinieri. Poi Cialone e Sciacca tornarono a sedersi in auto, lamentando dolori al collo e chiedendo l'intervento di due autoambulanze del 118. Quindi, sia ai medici del pronto soccorso che poi a quelli dell'INAIL, Di
dissero di aver subito il classico colpo di frusta. Una sintomatologia, però, evidenzia l'accusa, non riscontrata da esami strumentali, e neppure la successiva consulenza medico-legale ha riscontrato i sintomi riferiti dai due vigili. Secondo l'accusa, i medici del pronto soccorso e dell'INAIL furono indotti in errore, concedendo 17 giorni di malattia al Cialona e 45 allo Sciacca. L'indagine, coordinata dal procuratore Alberto Di Pisa, è stata condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura di Marsala. È inoltre emerso che la patente di Salvatore Cialona, alla guida dell'auto di servizio, al momento del tamponamento era scaduta dal 24 gennaio 2013. Avevano già scardinato la porta d'ingresso e stavano per mettere a segno un colpo al supermercato Todis di Erice Casasanta, ma il tempestivo intervento di un autoradio dell'Europol mette in fuga i ladri. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 circa, quando alla sala operativa dell'Europol perveniva un allarme di furto proveniente dal sofisticato impianto di allarme che è collegato 24 ore su 24 con la sala operativa dell'istituto. Subito veniva inviata sul posto a un autoradio, i ladri, visto l'immediato arrivo degli agenti Europol, si davano a precipitosa fuga passando da una porta antipanico e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto interveniva una volante della polizia e un responsabile del supermercato, che riscontravano che i malviventi non sono riusciti a trafugare nulla grazie al tempestivo intervento. Ha posto resistenza ad un ausiliare del traffico, assolto un automobilista per non aver commesso il fatto. Sentiamo. Era accusato dei reati previsti e puniti dagli articoli 337, resistenza a pubblico ufficiale, in particolare nel riguardo di un ausiliario del traffico, e 651, rifiuto di indicazione sulla prova identità personale del codice penale. Il giudice Franco Messina ha assolto però l'imputato, l'automobilista, con l'ampia formula per non aver commesso il fatto. Si è trattato dell'ennesimo procedimento penale nel quale è stata riproposta la questione se l'ausiliare del traffico sia da considerarsi pubblico ufficiale o meno. Ma con la formula adottata nella sua sentenza, il giudice Messina non è entrato nel merito di essa. L'aveva riproposta l'avvocato Benedetto Ruggirello, difensore, assieme all'avvocato Elena Ferlito dell'imputato. Nella discussione finale, infatti, si è fatto riferimento alla consolidata recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che gli ausiliari del traffico non sono pubblici ufficiali. È stato trovato cadavere a Roma Khaled Fouad Allam, noto sociologo algerino che durante la prima consigliatura Cristaldi era stato esperto per le politiche sull'immigrazione della città. Sentiamo. L'hanno trovato morto in una stanza d'albergo a pochi passi dalla stazione Termini a Roma, in via Marsala. Khaled Fouad Allam, il sociologo algerino sessantenne, esperto di mondo musulmano e docente di storia dei paesi islamici all'Università di Trieste, era in Italia una figura molto nota, anche per il suo impegno politico. Era stato deputato dell'Ulivo e anche editorialista di Repubblica sui temi del Medio Oriente. Il corpo di Fouad Allam era riverso in terra, apparentemente privo di segni di violenza. Uno shock per il mondo politico ed intellettuale. Islamista anche all'Ateneo di Urbino, Fouad Allam era anche giornalista e un importante ponte nei rapporti fra Occidente e mondo islamico. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, mentre la polizia ha eseguito i rilievi per capire cosa sia successo. Nella mattinata di ieri si era sentito male, era diabetico, aveva chiesto aiuto ed era stato soccorso. Poi aveva detto di sentirsi meglio, sarebbe dovuto ripartire nella mattinata, ma invece, dopo diverse ore, è stato trovato cadavere in bagno. Il professore era stato candidato nel 2006 per l'Ulivo alle elezioni politiche per la Camera, dopo essersi avvicinato alla Margherita. Ha poi aderito al Partito Democratico, ma non è stato poi ricandidato nel 2008. Attualmente era membro del Partito Radicale Transnazionale. È stato esperto del sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, per le politiche sull'immigrazione dal 2009 al 2014, cioè per tutta la consiliatura precedente. Con Cristaldi però i rapporti continuavano ad essere ottimi. Nel 2007 aveva ricevuto il premio del Senato per il libro La solitudine dell'Occidente.
Un amico ci ha lasciato, un uomo con il quale ho vissuto gran parte della mia vita politica e culturale, essendo stato mio collaboratore e consulente quando ero presidente dell'ARS e sindaco di Calatafimi Segesta prima e Mazara del Vallo dopo. Lo dichiara il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, commentando con emozione la prematura scomparsa di Khaled Fuad Allam. La nostra città, scrive il sindaco, gli deve molto perché il suo costante lavoro ha contribuito ad accreditare Mazara del Vallo come una piccola grande capitale culturale della multietnicità, delineando un progetto di società multiculturale. I disagi per i dipendenti del centro commerciale di Belicittà di Castelvetrano sembrano non avere fine. Dallo scorso mercoledì 20 impiegati potrebbero essere licenziati a causa dello sfratto pendente sui locali. Sentiamo. Continua lo stillicidio occupazionale al centro commerciale Belicittà di Castelvetrano, bene confiscato all'imprenditore Giuseppe Gricoli, già condannato per associazione mafiosa. Da mercoledì scorso altri 20 dipendenti di 3 attività commerciali presenti nella struttura sono a rischio licenziamento per la chiusura dei locali commerciali per sfratto. Il provvedimento è a firma del presidente del consiglio di amministrazione della società Gricoli Distribuzione, altra azienda sottratta a Giuseppe Gricoli, è nella disponibilità dell'Agenzia dei Beni Nazionali dei Beni Confiscati. Martedì mattina è scattato il provvedimento coercitivo, che sembra legato a questioni amministrative, e per le 3 attività commerciali presenti da tempo nella grande struttura di Contrada Strasatto e operanti nel settore dei giocattoli, della ristorazione e delle calzature, è scattata la chiusura. Le forze dell'ordine sono intervenute per garantire lo sfratto, che è scattato immediatamente, con la sostituzione delle toppe degli ingressi e con l'applicazione dei sigilli sulle porte. La visita dei poliziotti, peraltro numerosi, aveva fatto ipotizzare a presenti possibili attività di sequestro per motivi penali o legati ad attività antimafia. Nulla di tutto questo. Adesso cambiamo argomento. Acqua, stillicidio in diverse zone di Mazara, in particolare in via Enrico Fermi e nelle strade dietro l'ospedale. Molti cittadini ci hanno telefonato affermando che da settimane l'acqua non sgorga dai rubinetti. Dal comune fanno sapere che si stanno montando delle nuove pompe i cui lavori dovrebbero terminare a giorni. Il comune ha messo a disposizione delle autobotti per la fornitura del prezioso liquido. E torniamo a parlare del dragaggio del porto canale di Mazara. Ieri il vice sindaco della città Silvano Bonanno e l'architetto Alberto Ditta hanno incontrato a Palermo l'ingegner Calogero Foti, il quale ha assicurato l'inizio dei lavori di escavazione per il prossimo settembre. Sentiamo. Ieri il vice sindaco di Mazara Silvano Bonanno e l'architetto Alberto Ditta si sono incontrati a Palermo con l'ingegnere Calogero Foti, dirigente del Dipartimento regionale Protezione Civile e commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico, il quale ha assicurato Bonanno e Ditta di avere dato l'incarico ad un ingegnere idraulico per stabilire la portata dell'acqua del porto canale, incarico necessario per il completamento dell'iter relativo al progetto di escavazione del porto di Mazara. Entro pochi giorni dovrebbe essere consegnata la relazione e quindi, ha assicurato Foti, entro 20 giorni verrà bandita la gara di appalto. Tutto quindi procede, ha detto Bonanno, come quanto stabilito nell'incontro del 1° giugno a Palermo, insieme alle rappresentanze degli armatori e dei sindacati. L'ingegnere Foti ha ribadito che entro settembre potrebbero essere avviati i lavori di dragaggio del porto che riguardano il primo stralcio per rendere navigabile il fiume. Ritengo sia necessario lavorare, ha aggiunto Foti, affinché il progetto complessivo, per il quale servono ulteriori risorse, sia inserito nell'accordo di programma quadro per dotare la città di Mazara di un porto pienamente efficiente. Oggi alle ore 16 si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Mazara per esaminare un ordine del giorno di 19 punti, di cui 13 mozioni su svariati argomenti. Il punto quarto riguarda il regolamento di istituzione e disciplina del registro amministrativo delle unioni civili. Il consigliere di Forza Italia al comune di Mazara, Giacomo Cangemi, ha presentato una mozione riguardo alle tariffe, gestione e concessione dei loculi cimiteriali. Ascoltiamo di più nel servizio.
Giacomo Cagnemi, consigliere comunale del comune di Mazara, componente del gruppo di Forza Italia, ha presentato una mozione sulle tariffe, gestione e rinnovo concessione dei loculi cimiteriali. Cagnemi ricorda che la giunta riunitasi in data 19 maggio 2015, con proposta numero 75/2015, ha determinato le nuove tariffe dei loculi cimiteriali e si riscontra per Cangemi un sostanziale aumento nelle tariffe che riguardano le concessioni e che la durata della concessione è stata ridotta da 99 a 50 anni. Ricorda anche che nell'anno 2012 già questa amministrazione aveva provveduto ad aumentare mediamente del 450% le tariffe per la concessione dei loculi del vecchio impianto cimiteriale e del 1900% i costi per la tumulazione. Per queste ed altre motivazioni impegna il sindaco e la giunta a rivalutare le tariffe cimiteriali stabilite, poiché appaiono decisamente care, soprattutto in questo particolare momento di crisi economica. A predisporre tutte le procedure necessarie finalizzate a rateizzare l'importo per l'acquisto dei loculi, ove necessario, a valutare la possibilità di prorogare alla scadenza dei 50 anni la concessione dei loculi per ulteriori 10, 20 e 30 anni, a fronte di un pagamento proporzionale rispetto al costo della concessione cinquantennale, a dare una degna e tempestiva sepoltura a tutte quelle salme che per motivi economici, parenti in vita dichiarano di non poter sostenere le spese, riservandosi all'amministrazione comunale di richiedere il pagamento agli stessi qualora gli uffici competenti accertino il contrario. La mozione è stata scritta dal consigliere comunale Giacomo Cangemi e firmata dai consiglieri Matteo Bommarito ed Andrea Burzotta. Il sindaco Giuseppe Castiglione invita i cittadini che non lo avessero già fatto a provvedere all'immediata bonifica e pulizia di terreni, giardini e aree verde che ricadono all'interno del territorio comunale di Campobello. L'ordinanza numero 32 del 31 marzo scorso impone infatti ai proprietari di tali aree l'obbligo di provvedere entro il termine perentorio del 15 giugno alla pulizia delle stesse mediante il decespugliamento e la rimozione di sterpaglie, arbusti, cespugli, rifiuti e di ogni elemento e condizione che possano essere causa di incendio. L'Istituto di Ricerca Socio-Economica il 2000 di Mazara, guidata dall'ex sindaco Nicola Vella, propone l'avvio operativo del Piano Generale del Traffico Urbano, il PGTU, nella città di Mazara del Vallo. Il piano previsto dal nuovo codice della strada pone attenzione anche al traffico extraurbano. Queste sono stagioni di cablatura del modello di mobilità cittadina, scrive Vella in una nota. Per evitare che la situazione della circolazione veicolare rischi di diventare drammatica, bisogna trovare soluzioni strutturali, tra l'altro finanziate da fondi comunitari. A Mazara occorre rafforzare sicurezza stradale, sensi unici, segnaletica orizzontale e verticale, parcheggi, nuovi semafori nei 200 km di strade cittadine, il 30% ancora a sfondo sterrato, soprattutto istituire il servizio di linee cittadine e bus a metano. Nell'agenda anche creazione ufficio comunale del traffico. Se l'Unute perde 4 milioni di euro, la città dice addio al maxi parcheggio nel parco archeologico. Il progetto era stato finanziato dall'Unione Europea, ma ascoltiamo il servizio. Brutta notizia per i lavori che dovevano portare alla realizzazione di un maxi parcheggio ed alla eliminazione della seconda duna all'interno del parco archeologico, con la realizzazione di una passeggiata coperta che nel progetto doveva permettere la visione dei templi anche nelle ore serali. Il progetto, che prevedeva anche la realizzazione di servizi di ristorazione e spazi commerciali, era stato finanziato al comune dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale POFESR 2007-2013 per un importo di più di 4 milioni di euro. Come scrive il portale Belice News, il finanziamento europeo, a seguito delle lungaggini di un processo inutile per presunti reati ambientali che ha visto l'assoluzione di tutti gli imputati, è andato perso e bisogna ricominciare da capo. Tutto era iniziato nel giugno del 2012, quando gli uomini della Guardia Forestale sequestrarono l'area che costeggia il parco archeologico a sud della cittadella, dove da circa una settimana erano iniziati i lavori di riqualificazione del sito.
Il sequestro avvenne a seguito del ritrovamento di alcuni copertoni, di un cestello di lavatrice e di un palo dismesso che erano finiti sotto la duna quando negli anni Ottanta venne realizzata la stessa. Ma tale materiale inquinante ritrovato, come accertato dai giudici, era stato accatastato ed accantonato dalla ditta per essere portato successivamente in discarica. Per legge l'impresa può farlo entro un anno dall'inizio dei lavori. Inoltre, a seguito di successivi sopralluoghi, non erano stati rinvenuti sfabbricidi o altro materiale probante la contestata condotta illecita. Sotto inchiesta finirono anche la direttrice del parco Caterina Greco, l'ingegnere Giuseppe Taddeo, l'ingegnere Danilo La Rocca, Luigi Lentini, impiegato dello stesso parco archeologico, che sono stati tutti assolti perché, come stabilito dai giudici, il fatto non sussiste. I 4 milioni però sono andati perduti ed ora bisogna ricominciare tutto da capo. Dopo la chiusura di un tratto della A19, gli autotrasportatori sono stati costretti a spostarsi lungo le altre due arterie, con un incremento di spese e tempi di percorrenza. Oggi l'ANAS ha dato via libera al finanziamento per garantire l'esenzione, che in parte riguarderà anche gli automobilisti. Novità anche sull'importante snodo della A20. Al consorzio autostradale pure l'incarico di progettare la nuova gela a Mazara del Vallo. Crocetta ha detto che il consorzio deve curare la progettazione e la costruzione della tratta gela Mazara del Vallo. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 20 del 26 maggio 2015, quarta serie speciale, sono stati pubblicati i concorsi per titoli ed esami separati per ciascuna parte e qualifica per il reclutamento di 9 esecutori della banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché del diploma conseguito in un conservatorio di Stato relativo allo strumento musicale per cui si concorre o per strumento affine. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate esclusivamente mediante procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area concorsi online. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 25 luglio 2015. Banana Yoshimoto, scrittrice giapponese che diventò un caso letterario nel 1991 con Kitchen, torna in libreria con Il Lago, romanzo poetico e inquietante che racconta una storia d'amore inusuale. Kihiro ha perso da poco la madre e sta cercando di rifarsi una vita a Tokyo, lontano dalla cittadina di provincia a cui la legano brutti ricordi. Nakajima è tormentato da un passato misterioso che gli impedisce di vivere fino in fondo i propri sentimenti. Mino e Chi vivono in una casa nei pressi di un lago fuori dal tempo e dallo spazio. Arriva il primo libro per ragazzi di Sophie Kinsella, l'autrice della serie bestseller I Love Shopping. Si chiama Dov'è finita Audrey, pubblicato da Mondadori nella collana Chrysalid, dedicata al mondo young adult. Audrey ha 14 anni e da tempo non esce più di casa. Soffre di attacchi di panico e ansia dopo che a scuola è successo qualcosa che l'ha segnata. Si protegge dal mondo con grandi occhiali scuri ed è in terapia. Ha un fratello ossessionato dai videogiochi che non si stacca dal computer e dal suo amico Linus. Sarà proprio Linus a far nascere in Audrey nuove emozioni che la aiuteranno a superare le sue paure. 9 anni dopo I Salici Ciechi e La Donna Addormentata, Haruki Murakami regala ai suoi lettori una nuova raccolta di racconti, Uomini senza donne, uscita in Giappone nel 2014. Siete distillati della sua arte e dei suoi temi, il fantastico che rompe nel quotidiano, la nostalgia per ciò che non è stato, ma soprattutto la ricerca della felicità tra uomini e donne. Dopo la trilogia, aperta nel 2009 da La Biblioteca dei Morti, arriva il secondo libro della nuova trilogia di Glenn Cooper, scrittore americano di thriller bestseller. La Porta delle Tenebre segue Dannati, che ci ha introdotti a un mondo dove continuano a esistere tutte le persone malvagie che l'umanità ha conosciuto nel corso dei secoli. John ed Emily devono attraversare ancora una volta la Porta delle Tenebre e tornare all'inferno per salvare i nipotini e la sorella di lei e altri innocenti.
Andrea Vitali ci riporta nella sua Bellano degli anni 30, dove non succede mai niente, gli iperbolici ideali del regime non riescono a vincere gli intrighi e le scaramucce di paese. Gli improbabili personaggi del suo nuovo libro, Le Berceuses, mettono in scena una giostra di comicità. Nel maggio del 1936, con la fine della guerra d'Etiopia, nasce l'impero fascista. Fulvio Semola, segretario bellanese del partito, non ha intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per celebrare degnamente l'evento. Si è appena concluso il progetto Urban Dance Education, che è stato svolto per i ragazzi di Mazara 2 per offrire loro un'occasione di pari opportunità di crescita culturale, umana e sociale. Progetto che è stato voluto dalla FIDAPA, dalla FILDIS, dal Rotary, dal Kiwanis di Mazara e con la partnership dell'UNICEF provinciale, con la collaborazione anche degli istituti Pirandello e Boscarino. Il progetto, che è giunto già al terzo anno, è stato consentito grazie ad una serata teatrale sotto la regia di Mariella Martinciglio, finalizzata alla solidarietà e portata in scena dalla compagnia dei maturandi dell'Istituto Tecnico Industriale Ruggero d'Altavilla. Apriamo adesso la pagina sportiva, è tutto pronto per il ritorno del tradizionale appuntamento di inizio estate con il Valle degli Iblei, città di Palazzolo Acreide, il torneo regionale di calcio giovanile organizzato dalla società del patron Graziano Cutrufo. Giunta alla sua sesta edizione, la Kermesse prenderà il via a partire da domani sul sintetico dello stadio comunale Alessandro Scrofani Salustro di via Campailla. Ben 13 sono le squadre che parteciperanno alla manifestazione, tra cui l'Aurora di Mazara del Vallo. Le premiazioni si svolgeranno domenica allo Scrofani Salustro. Le ragazzine under 12 del Chaos Clan si sono laureate campionesse provinciali. Sentiamo. Disputate ieri a Trapani le finali provinciali under 12 femminile di pallavolo. Mazara era presente con le ragazzine della Chaos Clan, qualificate grazie ad un ruolino di marcia perfetto nel girone eliminatorio. Le giovani atlete allenate da Anthony Ferro sono riuscite a conquistare il titolo di campionesse provinciali under 12 senza perdere nemmeno un set. Vittoria per 2-0 in semifinale contro la blasonata Volley School di Marsala e vittoria con lo stesso punteggio contro l'Eri Centello in una finale tiratissima. Grande entusiasmo quindi in casa Mazar Volley per questo ennesimo risultato, il primo in campo femminile dopo appena 2 anni di attività. Un roster interessante, quello guidato da Anthony Ferro e composto da Giorgia Gulotta, Maria Chiara Marino, Dora Scarpitta, Marica Portafortuna, Martina Giacalone, Laura Gucciardi, Simona Gianfortuna ed Alessia Barracco, che lascia ben sperare per il futuro della pallavolo femminile mazzarese. Lo Sport Club Marsala 1912 comunica che è stato raggiunto l'accordo economico con il tecnico Rosario Pergolizzi, che pertanto continuerà a guidare la compagine azzurra anche per la prossima stagione di Serie D. Sarà Francesco Funaro il preparatore dei portieri della Folgore Selinunte per la prossima stagione calcistica. Classe 1974, nato a Sciacca, Funaro avrà il delicato compito di coadiuvare il nuovo tecnico rossonero Alberto Amoroso. Nel suo curriculum vanta inoltre 2 corsi base Juventus University sotto l'egida del preparatore dei portieri della prima squadra bianconera Claudio Filippi. Nella sua carriera ha anche collaborato con le scuole calcio Saccenzi, dell'ASD Cronion e dell'ASD Ginnic Club Stadium, oltre ad aver allenato i portieri della società Sporting Club Sciacca. È tutto per oggi, si conclude qui l'appuntamento con l'informazione di Tele8. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a domani.